non mi ricordo se sono 7, sono meno di 7, mi sa. Non mi ricordo. Sì. Vedete quando butti giù il castello che esce con il letto. Comunque. Robin Min Min. Robin Min Min. Come funziona questo matchup? Mostri di distanza. Mostri di. Ledge trap. Tra, cioè, credo che sia un classico matchup esplosivo di kill. Il primo che prende l'altro lo uccide. Idealmente. Sì. Con la piccola differenza che Siron ha ciò che Peppino non ha. Ovvero. Tanto range e un frame tape e un frame tape referendo. Ok. E ancora di più. Anche Peppino ha qualcosa che Siron non ha. La un personaggio con dei punti deboli. Allora, effettivamente è un po' vero. È un po', ma un e però po', questi punti deboli non gli stanno facendo tanto. Perché guarda dov'è Siron. Perché morto a 100. Tutto normale per adesso. Non ho visto però dell'Arfire come l'extra. Questa volta mi stava un attimo confondendo. Tipo, quando è che arriva il fuoco? Quando è che arriva il fuoco? Ma in realtà. Sì, in realtà dov'è il fuoco? Non datemi del fuoco. Stavo per immaginare come mai potrebbe essere non utile ma superfluo il fuoco. No, non lo è. No, 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 il fuoco ti salva. Oltre che prima l'ha usato e ne ha praticamente preso la stock. Comunque stiamo vedendo. Questo è il turno di Siron. Questo è il turno di Siron. È quasi morto a 100%. Bellissima per evitare il beam del dragoon. Ed è uscito dalla legge. Vediamo se riesce a uscire anche dall'angolo. Sembra un tornino abbastanza buono, ma up smash, up shield. Fresh stock contro fresh stock. Praticamente sì. Ok. Mira. Tocca a Peppino prendere lo stock? No, sto ritorno indietro, non è vero. Tocca a Peppino prendere lo stock. Oh, è riuscito. Abbiamo visto un ritorno in neutral. Abbiamo visto più di un ritorno in neutral. Up smash. Non pensavo. Il dash attack di Robin è veramente vite teste. Sorpresa, è tipo la spadina sorpresa. Tipo non te l'aspetti o una classica giornata a Londra. Esatto. Vai per la alleyway sbagliata e trovi lo stabber. Trovi Robin che ti fa dash attack di poi da un Bucurella. Jack the Ripper. Così. Sì, vabbè. Perché quasi prende la storia. Io caldo. Non ti preoccupare, questo lo conviene. Nero. Con la levi in scarica però, in questo detta proprio a parole piene che... No, secondi avrà carica di nuovo però. Tocca a Siron. Tocca a Siron. Come abbiamo già detto, sono schiavi. Schiaffiatura. Tipo, ok, hai preso, tocca a me. Ti ho preso la stop, tocca a me di nuovo. E tre. Ciao. Poverina. Abbiamo puntato i due frame, era di 6. No. Perché l'ha fatto tre volte. No, se conti due frame sono due più, sono totale 6 frame, però tu stai contando due frame per due. Dunque due frame di volta sono ogni frame. Ne conto mezzo. Esatto, allora sono 3-2 frame. Stiamo schiaffando come. Io sono il maestro. Ok, incredibile ma vero, stiamo vedendo delle percentuali quasi close. Manina è morto. E Siron ha rotto l'ordine di turni. Confermo. Siron ha rotto l'ordine di turno. Azione scaltra, azione bonus. Scatto verso l'alto. Azione bonus, scatto verso l'alto. Siron è un ladro. Gioca Mimmin. Siron è oggettivamente un ladro. Hai fatto azione scaltra, bonus, scatto verso l'alto. Non sta capendo un cazzo. Comunque. È oggettivamente azione scaltra. Perché non c'è il turno, vai a tenere bomba. Vabbè, Mimmin, può usare una... No, no, no. Abbiamo già fatto questo. So già. Abbiamo già fatto questo, questo discorso. Mimmin no. Mimmin no. Robin? Con down B? Robin di sicuro. Con down B. Robin, down B è. Ok. Racconteremo a Peppino e Siron poi. Quando mai vedranno sto... Peppino e Siron del futuro, se state vedendo questo VOD, chiedete a me, Kermit. Che cosa stavamo intendendo? Saprete. Allora, spero che non lo chiederai in macchina perché sennò non torno in casa. È vero. Tu non dirlo in casa. Meta Knight, Meta Knight. Ah. Ha ceduto. Cena. Whisky Sour finalmente si dà a i matchup allora, che non sono un dolore. Oddio, non che fosse un dolore particolare, però. Perché questo matchup è buono per Meta Knight? Perché è piccolo, veloce, con Nero lo
lo deleta off stage. E soprattutto Metamaid approccia da quello che sta. Eccolo. No, no, trasta. Io trasto il Meta Knight. Però in particolare Meta Knight approccia da quello che è l'angolo non brutto, perché non è vero, c'è up smash. Però approccia da quello che è il blind spot delle armi. Delle armi. Ok. Delle braccia! Le braccia! Armi si traduce in braccia. Non le stesse cose. Okay. Sono armi, sono. Il catto di drago spara fuoco. Ti sta puntando una block. Non è un braccio. Esatto, è un'arma da fuoco. Okay. No, no. Non ha preso nero, ma sono sfortunato perché. Il pari avanzamento. Vediamo per la prima volta. Il pari avanzamento di percentuali. Il pari avanzamento di. Cosa che non si è vista fino ad ora. Palesemente italiano soprattutto. Italianissimo. A me mi piace questa cosa. Sto per essere menata da tanto Robin. Così da eseguire il Dragon Age. Ok, no, credo non tecca, però comunque Meta Knight potrebbe essere. Una cosa che Pepito non sta facendo, che se non sbaglio è una delle ragioni principali per cui sto matchup è per Meta. No, semplicemente Nail per clankare con le armi, con le braccia. Oppure Shoryuken, che il prossimo dovrebbe uccidere. Ma mi fa ridere che la maggior parte dei matchup qui Mimin perde perché il Nail distrugge qualsiasi cosa. È vero, pensa a Jigglypuff, pensa a Kick, pensa a Meta Knight, quasi Ridley, solo che non è vero. Pikachu fa tutto che flanca, quindi vabbè, c'è un vantaggio per Sirio, comunque una singola interazione per Peppino e esplode, però senza Sirio, ma bello! Era Fair Dragon Down che è un po' classico. Fair e Bear di meta sono davvero buoni per confermare roba in terra. Di solito gli smash, perché alcuni degli smash più veloci del gioco, e se non quelli assolutamente. F smash di Meta Knight è lo smash attack più safe del gioco, se non sbaglio, meno 5. Boia. In generale down smash e shift 6 open 5 è davvero difficile. Comunque ha ripreso tutto il vantaggio, cioè, quasi even ma si è fatto prendere a 80. Ronaldinho Fokker. Ronaldinho Fokker ha preso una palla e l'ha lanciata. Tra l'altro non sapevi che Meta Knight ha le braccia? Meta Knight ha le braccia, non ha tipo le manine come Kirby. Dopo guarda il render, è un jumpscare una volta che ci fai caso, non riesci più a non vederlo. Perché la skill di Galaxia Knight non ha l'arma di Galaxia? È un peccato perché la Galaxia è quella di Meta Knight, ed è davvero bella. Sì, però volete voi. Quella di Galacta, il palo da Palio di Siena, è iconica, però è più brutta. Oggettivamente la Galaxia è incredibile. Quanto sei più brutto di Galacta? È vero, io sono molto più brutto di Galacta Knight. Qualcuno qui dentro pensa di essere più bello di Galacta Knight? Felice di vedere nessuna mano alzata. Io ho ragione, ok. Enrico mi dispiace, no. Ok. Ultimi stock con un... Avete una stock intera no. In vantaggio, ma... Questi ultimi due su Siro. Prende basso. Legend non è mai sicura contro Meta Knight. Meta Knight da guerriero galattico a ladro galattico, non so cosa sia. È veramente un ladro galattico. E se ci pensi, oltre a prendere il Legend con Neutral B, può fare la cosetta simpatica che è piantarsi con Side B e cacciarci più. Che mi fa così ridere. Penso che sia abbastanza per Deep. Sì, sì, non ha queste percentuali forse, però. Non ha queste, però. Sono tutti potrebbe tutti che deve essere in meno che il potere il Sidon React dove si trova e gli tira un braccio super il braccio è morto, l'ha ucciso. Altre proteca, ecco qua. E come abbiamo ben capito e ben chiaro, il vero problema di sto matchup, oltre a tutti i problemi, è la bottiglietta d'acqua che cade. È la bottiglietta d'acqua che cade e che nell'istante in cui sei non on point per un quarto di secondo, quell'opportunista infame che è Meta Knight ti toglie lo stock. È un opportunista infame ed è
da lavarmi i capelli. Di no, non è per niente unico in questo gioco, però copre una bella nicchia. Preferiscono bannare, non vogliono tornare sul mobile, quindi posso capirlo? Sì. Però dove cosa trovi? Banna Town, Balla Chaos e banna. Cioè, è davvero brutta la situazione dello stage ban contro Mini Test, perché sempre scegli il tuo veleno. O banni gli stage grossi e sei forzato a essere in uno stage completamente coperto da Min-Min, o banni gli stage piccoli e sei forzato a non toccarla più. Io preferirei essere... non giocare contro Min-Min, ma penso sia un essere indassare. Tipo a casa con, non so, una monster che vedo lo guardo dalla live. È vero. Che giocare Min-Min contro Min-Min. Penso che, se non sbaglio, no, ha senso che l'approccio di Peppino adesso sia stage piccolo per... essere questa grande, infatti almeno... va bene, sei sempre nella zona di controllo, ma tu puoi navigarla quella zona di controllo, puoi evitare le braccia, puoi sì, lasciare questa night, anche se c'è la stessa punto in un stage grosso è abbastanza veloce e piccolo che può approcciare sì in maniera abbastanza semplice, però comunque è Min-Min, quindi semplice alla fine non è mai. Aia no, dove ti hanno toccato? Nel cuore, perché ho visto Peppino iniziare una ladder e ne ho vista iniziare un'altra. Quelle sono sorprendentemente tight. Sì, hanno un ritmo specifico, perché se non sbaglio una canzone di Pokémon, che è quella di Camilla, il piano. Tanto, tanto, tanto. È lo stesso ritmo che deve avere per la ladder. È davvero divertente, è tipo la bamba confirm. Oh, ha teccato! Si vede che... Come si aspettava quella cosa? Si vede che è del sud Italia. È vero, chiaramente non milanese. Esatto. È così distante da Milano. Ladder. È iniziato. Dai, potrebbe essere morto in questo momento. No. Non lo sta facendo tornare. Ah, è vero. Okay. Braccia. Reverso, quindi reverso. No, in realtà è la seconda volta che finisce la metà night contro Sirin. Esatto, pausa. Era la prima volta. Esatto. La seconda volta. Incredibile che ai tempi Peppino era famoso per essere un... tutto meno che uno one trick pony come adesso, tra virgolette, molte virgolette come adesso, cioè adesso è Peppino virgola famoso perché ti va con Robin, è il Robin. Una volta Peppino al contrario era, è cresciuto famosamente per un randomino porco, si è sfondato tutto dietro di me, si è sfondato lo stock di Peppino con uno svantaggio netto di percentuali su, ma ci pensa lui. Stavano per... Interessante, amici, a cos'altro si applica questo ragionamento? Non vogliamo... non vogliamo saperlo. Comunque, detto ciò... Stavamo... Per... Sì, è... Stavamo per morire da Orvalzi Pestato. Figata, full stock lead. Full stock lead. E... Ma conoscendo Siron, questo potrebbe anche non contare molto. No, vero. Però, come ti dicevo, Peppino ai tempi era famoso per il randomino e per il fatto che non avesse veramente un main fisso, ti piccava un po' di tutto. Io. Fino a quando è arrivata l'era del Robin che è rimasto. Ma prima... Ed è un gran bello Robin. Un po' di tutto. E perciò ogni tanto da Peppino puoi aspettarti il counter pick schizzo. Almeno di solito non è necessario perché quel Robin è qui. È chi lì, cazzo. Però... Contro Min-Min. Contro Min-Min chi ti forza a giocare Robin? E forza vedi che... Robin. Stiamo andando avanti nel match e Peppino si sta... muovendo sempre meglio con questo personaggio. Ha sempre meno problemi, sempre più maestria del movimento. Comunque perché riesce a evitare le braccia in maniera molto consistente e soprattutto farsi sempre trovare in quel punto in cui o è nel blind spot esatto oppure Siron è in entrata del movimento. Ma che foto! Sì, assolutamente. L'unica cosa che sta mancando adesso Peppino è un minimo di dimensional cape. Che potrebbe essere utile eventualmente per evitare le braccia. Anche perché pensa a un megawatt che è quasi raggibile se non quello. Cioè, beh, lo stesso tempo che però si riesce a dirti. Ha fatto coso, adesso mi carico il face smash. Esatto. Dimenticato questo dettaglio. Ma che è morto! L'utilizzo di. Non credo di comodo. Mi stava giocando Brawl. Vabbè. Chi è che non vuole giocare a. A Brawl? Io. A me piace tantissimo Brawl. A me non piace. Vabbè, vabbè anche se giocherei il personaggio che cammina e basta. Ma. Allora. Ma comunque, vediamo. 121 è abbastanza per far esplodere sì. Min-Min
con Neutral B, con F Smash, con cos'altro? Non è successo nulla. Rolly non ha per nulla rubato una patatina a vetro. Io non lo farei mai. E comunque stavamo vedendo che Peppino in un bambino ha iniziato storia. Ormai a mentare. Credo che è alto, è vero! E che è morto! Grazie Beto. È morto. No! Dove l'ha preso? No! È morto, ma non è vero! Godo! Cosa cazzo abbiamo appena visto? Per l'amor di tutto ciò che è santo, cosa cazzo è successo? Voglio bene a Siron, ma quell'hitbox. Allora, ciò che non sai, e forse non hai visto, stiamo avvicinando il microfono perché qua si urla troppo e vogliamo tenere un tono di voce ragionevole. È che era l'hitbox di ritorno, presente che fa un bel ciclo. E dunque ha mollato la... nell'istante in cui ha mollato la molla del braccio, è tornato indietro e ha preso sopra. Dunque c'era assolutamente zero visual cue per quel hit. Gli serve, il personaggio debole. Gli serve. Grazie Beto. Povero Beto che sta finendo. Ciao Beto. Ok, dove si va? Smash. Non capisco il perché. È lo stesso perché di prima, ma stiamo ancora più fingendo. Esatto. Dai, è quella la cosa. Siamo passati da. Dove eravamo? No. Quello di il primo match o. Secondo. L'ultimo adesso. Il secondo match era PS. Dopo PS2, ultimo invece? Aspetta, no. Primo match. No, questo qua l'ultimo era PS2. Scena! L'ultimo era PS2, quello prima era Hollow. Io Hollow e adesso siamo ancora più piccoli, ancora più chiusi. Sempre più in faccia a Siron deve stare, capito? Beh, chi è che non vuole? Ha senso. È un bel ragazzo Siron. Abbastanza. Sipping di Siron in live. Oddio. Down here in tune. Non prende però il... potremmo arrivarci. Ok, eccolo qua il Dimensional Cape. Ormai, come ti dicevo, pian piano Peppino sta diventando storicamente solo main Meta Knight. Okay. Potrebbe essere MK Dani in questo momento. O meglio. Com'è? Oddio. Nell'istante in cui ti è girata, è volato il... Ti stavo guardando. Non tirerò mai più Slander verso la Sicilia. Vai qui, davvero. Poverino. Però... Bruttai. È una situazione davvero scomoda in cui trovarsi quando si è contro un avversario che è in set game. Però l'ha ucciso. Nair 80% smash build dead. È molto semplice, è una flowchart veloce. Sì. Poi quel Nair l'ha mandato tutto dritto. Verso l'infinito e oltre. Le X del Nair di Melee sono così weird. Comunque, una classica advantage stage che la porta da 0 a 87 senza venire colpito. È proprio vero. E devo colpire? Non ho capito questa scelta. Lancia, sa tutto Siron, lo sta leggendo, è nella sua testa. Però può essere nella sua testa quanto vuole, perché finché non vola via questo stock, Siron è in pericolo di morte. Esatto. Già adesso. Ma essere nella testa di Meta Knight vuol dire che è proprio... Sei tipo in una sfera. Nell'interezza. Sei nell'interezza di Meta Man. Ok. Meta Man. E beh, ormai lo stock gap è intero. Sta per non esserlo più. Non credo. Attenzione a questo Kazuya Mishima, figlio di altra madre. Per forma di palla. Forma di un'altra madre perché non è un demone. È vero. Qual è la tua expertise nella lore di Tekken? Nella lore di Tekken medio-bassa, nella lore di Kirby altissima. Se un'interazione buona è buona. Alla prossima muore. È quasi morto. Deve scendere con Nero adesso. Poteva, dipende, però era un po' ritmo. Aveva paura del reverse di Min che è sempre dietro l'angolo. Dagli torto. E perché non tirarlo? Ed è morto.
giusto Popov in questo matchup meno 3 che non fa paura. Che fa paura. E soprattutto non fa paura a Siron che si alza